decima edizione della Coppa Franco Mazzotti, organizzata dal club Mille Miglia. Nuovo record di iscritti con 160 vetture al via e 31 equipaggi stranieri, che si sono sfidati su un percorso di circa 300 km. 90 le prove cronometrate, le cui ultime 10 valide per il trofeo Diavoli Rossi, all'interno dell'aeroporto di Ghedi, che ha ospitato, come di consuetudine, il pranzo finale e le premiazioni. Max, Coppa Mazzotti 2018 ed è di nuovo record. È di nuovo record, è la decima edizione. Ricordavo ieri con degli amici che sono venuti da Viterbo, che ricordavano la prima, che era un raduno tra amici qua sempre al Museo della Mille Miglia, ed eravamo una cinquantina di vetture. Quest'anno siamo più di 160, anzi 168 iscritti veramente, credo che saremo sui 160 partenti, il nuovo record. Siamo la terza gara in Italia. Senti, siamo al Museo Mille Miglia, una giornata di sabato, vogliamo un attimo riepilogare il percorso, 90 prove cronometrate, 6 prove di media, circa 300 km. Assolutamente sì, quindi partenza da qui, trasferimento sino in castello, partenza vera dal castello di Brescia, Piazzale Arnaldo, prova spettacolo, stamattina già alle 9:30, da lì Franciacorta, quindi Villa Mazzotti, che è un passaggio doveroso con prove speciali all'interno del parco della Villa Mazzotti, che come sapete è molto bello, poi un pezzettino di Franciacorta, quindi Adro e Gussago, a Gussago ci fermiamo per lo spiedo e poi da Gussago, quindi dalla Franciacorta, facendo il soprazocco, ci trasferiamo sul lago di Garda, Desenzano, Sirmione, e stanotte siamo a Sirmione. Stasera cena a bordo della motonave tonale sul lago di Garda con una mini crociera, e da domattina partenza sempre da Sirmione, quindi un bel trasferimento e una serie di prove tra Volta Mantovana e il Parco Sicurtà, e quindi tutti all'aerobase di Ghedi per il pranzo nel tradizionale hangar con i vari Tornado, F-104 eccetera. Max, ricordiamo che la Coppa Mazzotti è organizzata dal Club Mille Miglia, ma non rischiamo un incidente diplomatico con la Mille Miglia, visto che vi state avvicinando sempre più? Ricordiamo che la Coppa Mazzotti è la terza gara per ordine di importanza, Mille Miglia, Gran Premio Molari, Coppa Mazzotti. No, beh, allora, come la Mille Miglia, tu lo sai, non c'è nulla al mondo, quindi stiamo parlando di una cosa assolutamente ineguagliabile, anche facendo numeri importanti. Qui rimane una cosa tra amici, con una piccola organizzazione molto snella che abbiamo voluto io e Paolo, ragazzi in gamba che corrono di giorno, di notte, stanno facendo veramente tre giorni alla follia, però ci stiamo divertendo molto. Ripeto, Mille Miglia assolutamente irraggiungibile. Senti, Max Bontempi, grande esperto di automobili, grande cultore, anche un'attività professionale importante. So che non si fanno classifiche, a colpo d'occhio qual è la macchina più bella alla partenza? Ci sono delle belle Alfa, c'è un OM molto bella, c'è una serie di Balilla nelle varie declinazioni, delle varie Coppa d'Oro, Mille Miglia, eccetera. C'è la BMW di Vesco e Guerini, che è un bel pezzo, un pezzo importante. E poi ci sono anche tutta un'altra serie di anteguerre inglesi, tra cui la Gonda, Alvis, eccetera, che trovo assolutamente dei pezzi belli. Coppa Mazzotti 2018, sempre una gara impegnativa? Sì, sempre una gara molto impegnativa. Vedendo anche le macchine e gli avversari che ci sono, è una gara molto molto tirata. Senti, più di 160 macchine, come già hai anticipato tu, macchine molto 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 belle. Tu sei a bordo? Una Balilla Coppa d'Oro del 1934. Senti, come si gestisce una macchina come una Balilla Coppa d'Oro, macchina ovviamente anteguerra, una macchina sicuramente molto semplice dal punto di vista meccanico, però molto complessa per la sua anzianità? Sì, bisogna stare attenti, non dargli gli strappi, mantenerla, perché è una macchina un'anteguerra e bisogna sempre stare attenti, avere sempre un occhio di riguardo. Andrea, di nuovo Coppa Mazzotti, è passato un anno, sempre comunque una grande emozione? Molto, molto emozionante, molto bello, perché qui partiamo dal meglio del meglio delle auto che ci sono, siamo il museo più importante del mondo per quanto riguarda le automobili, quindi siamo molto privilegiati di essere qua, sì. Senti, sei a bordo di che auto oggi? Con la mia Coppa d'Oro, la Balilla 508 Spider Sport, è una macchinina furba, chiamiamola così, perché è molto agile, piccola, però ti permette di fare cose egregie. Brescia, la città della Mille Miglia, nasconde tesori a quattro ruote.
Da 40 anni Cristiano Luzzago è il custode di queste meraviglie. Il rombo del motore, l'odore della benzina, il profumo della pelle, forme sinuose da accarezzare. La mia passione si accende, voglio essere protagonista di tante avventure. Uscirò da questa porta guidando un bolide rombante, come nei miei sogni più belli. Cristiano Luzzago vi aspetta a Brescia per scrivere insieme una nuova storia di passioni. Senti, una curiosità ce la dobbiamo togliere. Cosa succede nell'abitacolo in una gara di regolarità con due donne? Non ti dico che cosa possa succedere, no. No, io corro con la mia migliore amica, quindi le diciamo tutti i colori. Controlliamo, no, siamo agguerrite quest'anno e quindi niente, si parla, si canta, ci si arrabbia se sbagli la prova, però ci si diverte molto. Senti, siete al volante di che auto oggi? Oggi ho una 750 doppia gobbe, una Fiat a Barzagato ed è una delle macchine secondo me più belle che mi ricorda tante cose. Senti, il momento più difficile all'interno di una gara? I trasferimenti che magari possono dare un po' di tensione, vicino al pressostato, gli ultimi 10 secondi? Allora, per me è la partenza, perché sono più agitata alla partenza, poi parti. E la prima prova, quando sono concatenate, la prima prova, lì sbaglio un attimo a sdoppiare, ma facciamo finta di niente. Giorgio, grossa passione per il marchio Fiat. Siamo a bordo di che auto quest'anno? Quest'anno sempre una Fiat, hai ragione, hai notato la differenza, con una 1400 del 51, bella, color melanzana, noi ci divertiamo a chiamarla melanzana veramente. E speriamo di fare bene. L'anno scorso l'abbiamo fatta con una 514 del 31 e quest'anno un'altra Fiat, come dicevi te. Senti, Coppa Mazzotti è sempre una gara interessante, abbiamo commentato prima di nuovo record di iscritti, 165 macchine bellissime. C'è un punto in particolare, tu conosci anche molto bene il percorso, che ti preoccupa dal punto di vista delle prove cronometrate? Delle prove cronometrate sì, è l'aeroporto, perché l'anno scorso è stata difficilissima secondo tanti. Invece c'è un punto molto particolare che mi sta a cuore, che è il Parco Giardino Sigurtà, perché io abito a Valeggio e mi piace sempre passare da lì anche se non ci sono prove. Qual è il momento più topico, più difficile all'interno dell'abitacolo nel tuo ruolo di navigatore? Vicino al pressostato, in avvicinamento, cosa succede nell'abitacolo negli ultimi secondi? È tutto un momento particolare, ma all'inizio della prova, quando scatta il fatidico 4-3-2-1, lì c'è una tensione massima, un silenzio che non si taglia a fette anche l'aria. E è proprio il momento, direi, anche più bello della gara. Senti, qual è il maggior pregio di Giorgio alla guida? Giorgio è che se sbaglio si ferma e non si arrabbia con me, si ferma lì così subito. E poi si ricomincia subito. Grande, grande pilota per me. Hans, nice to see you again in Brescia. So, Villa Trasqua, always on forefront. Yes, okay. Villa Trasqua has been sponsored the last 2 years. We try to become a sponsor for the next 2 to 3 years as well. And we try to be present with very nice cars, which the people in Italy very much like, because we are getting a lot of support from the people in Italy, and that's what we are doing it for. And at the same time, we try to build up the brand of Villa Trosca. Villa Trosca is already producing the best wine, or one of the best wines in Italy, and nobody knows really about it. And we are really trying to promote Villa Trosca, and people get to know what Villa Trosca is standing for. Hi Christian, nice to meet you again in Brescia. You are with a different driver today. Yeah, Hans made a kind of small gift to the restaurator of his Mercedes, where he won the Pebble Beach Concours in his category. So I'm gonna drive with him, it will be fun, because both have got an idea, not him, not me. So we will see how we will end up.
Simona, un cognome importante, una grandissima presenza, un appuntamento immancabile alla Coppa Mazzotti. Soprattutto perché è una delle gare, secondo me, più significative per mostrare il nostro territorio anche a gente che del territorio bresciano non conosce molto. Senti, una passione infinita, ma quanto vi divertite dentro l'abitacolo? Tantissimo, anche perché questa è la mia prima esperienza come driver, perché ho sempre fatto il co-driver, quindi il navigatore, con il mio papà. Senti, sei a bordo di che auto? Abbiamo una Mini 1300 Cooper del 73. Io in 20 anni che faccio il co-driver non ho mai litigato con il mio pilota, per cui sicuramente oggi domani sarà un grandissimo divertimento, perché io sono onorata di far parte del team Ubibanca e soprattutto di avere una co-driver d'eccellenza come Daniela Bertozzi. Senti, una grossa presenza di Ubibanca, ma la tua prima esperienza personale in un evento di regolarità? Sì, assolutamente la prima esperienza con Simona, sono emozionata, è un bellissimo mondo, un mondo che esprime assolutamente le eccellenze e la passione, ma anche il cuore grande del nostro territorio, perché siamo qui come Ubibanca sia a livello sportivo, perché Coppa Mazzotti rappresenta un grandissimo fattore di qualificazione nazionale e anche internazionale del nostro territorio, e anche per portare un messaggio benefico per Aido, per la sezione di Gardone Valtrompia, quindi in doppia veste, doppia emozione. Senti, allora facciamo un gioco. Adesso io ti faccio una domanda e poi te ne farò un'altra a fine gara. Come ti immagini la tua prima gara? Emozionante, sono assolutamente serena, sarà una bellissima opportunità, quindi parto molto carica, siamo pronte. Tu sai già che la vita in abitacolo è molto complicata, un po' come la vita in barca, possono nascere amicizie ma anche terminare amicizie. No, assolutamente con Simona Cherubini sarà sicuramente un successo, siamo assolutamente propense a prenderci il meglio di questi due giorni. Siamo Coppa Mazzotti 2018, bellissima BMW, ce la descrivi? Beh, è una gran macchina, ho la fortuna di poterla portare in gara e non riesco spesso, perché poi privilegiamo altri tipi di vetture per questioni di coefficiente e altro, però insomma è una gran macchina, un 2006 cilindri, una macchina di molto moderna rispetto all'età in cui è stata costruita, perché se si pensa che è del 39 è un gran motore, molto elastico, ha una frenata ottima, la comodità, ha tutto, quindi è davvero un piacere portarla in gara. Senti Andrea, siete bravissimi, siete vincenti. Una domanda, volendo presupporre un miglioramento delle vostre performance, dove andate a lavorare quando vi allenate, quando pensate ad un futuro con delle prestazioni diverse? Cercare la perfezione è sempre nel nostro DNA, bisogna fare poi i conti con le tipologie di vetture. Noi cambiamo abbastanza spesso vettura durante l'anno, usiamo 3-4 vetture diverse ogni anno, quindi è difficile per noi trovare più che altro la continuità, bisogna cercare di trovarla nelle sessioni di allenamento per limare quelle che possono essere le difficoltà che possono non permetterti di fare ottime medie, però insomma sono anche macchine complesse e io credo che l'allenamento poi serva e aiuti sicuramente all'inizio, ma poi che fa è la gara, quindi conviene magari fare un paio di gare in più e allenarsi un po' meno, per dire, questo è il mio punto di vista, perché poi in gara si trovano condizioni che poi in allenamento è difficile replicare. Senti Andrea,
Coppa Mazzotti, conosci l'evento, conosci le strade, conosci le zone. Secondo te qual è il momento dal punto di vista del navigatore che potrebbe essere più ostico oggi? Ma secondo me, visto gli organizzatori, quindi gente che se ne intende, sicuramente sarà una gara dall'inizio alla fine da vivere sempre col fiato sospeso, perché sicuramente ci saranno delle prove molto tecniche e quindi bisognerà sempre tenere aperti gli occhi e stare molto attenti, ecco. Senti, Andrea Vesco, Andrea Guerini, due grandi campioni, vogliamo dare qualche consiglio, qualche neofita, qualche, diciamo, specialmente giovane che si sta avvicinando alla regolarità, dell'importanza del ruolo di navigatore? Ecco, diciamo che abbiamo avuto questa fortuna, Andrea, di portare alla ribalta la figura del navigatore. Sai, prima c'era molta credibilità sulla scuola siciliana del pilota che fa da schiaccino, come lo chiamano loro e tutto. Invece la figura del navigatore è molto importante, soprattutto in una squadra come la nostra, perché io ho detto i tempi e Andrea quindi cerca sempre di fare al meglio. L'errore è quello minimo che cerco di dargli io. Quello che posso dire ai neofiti è di impegnarsi molto e soprattutto farlo, diciamo, con serenità. Prendere la gara innanzitutto come un passatempo, soprattutto non perderci tanto tempo, perché come diciamo sempre io e Andrea, soprattutto sono le gare che fanno l'allenamento e non i 100 passaggi al giorno sul tubo. Pietro, senti, ma pensi che ti considerano un po' l'angelo custode? Sì, in effetti sì, perché ti dico che quando mi vedono mi dicono: ah, per fortuna ci siete voi. Secondo me è un fattore psicologico, perché può darsi che la macchina non è niente, però sei più tranquillo perché dici: se succede qualcosa comunque ci sono loro. Per cui per me è anche una grossa soddisfazione a sentire la gente quando gli ripari la macchina, poverini che sono là in mezzo alla strada, dicono: grazie, cosa le devo? Le devono niente, perché intanto siamo qua per lavorare noi, per cui non è un fattore di soldi questo, assolutamente. Pietro, arrivano un po' le ombre della sera, comunque buon lavoro, vedo che state qui con le macchine ancora con i microfoni aperti e ci vediamo domattina. Va bene, grazie a tutti, ciao, grazie. La tappa è stata molto interessante, partiamo poi da Mose Mille Miglia che già quello fa la differenza. Poi abbiamo fatto tappa in Villa Arquata, che è un'azienda scuderia, azienda agricola, a cui ho offerto poi un ottimo aperitivo, è stato poi un ottimo pranzo. E la gara in se stessa è abbastanza difficoltosa, in quanto comunque c'è delle prove su asfalto quasi facili, quelle invece su ghiaia un po' sotterrato, un po' più difficili, dove quindi rispondere col mezzo è un po' più complicato. Siamo in compagnia di Edoardo Bellini, 24 anni, tra i più giovani della manifestazione. È sicuramente una sensazione, se vuoi, un po' strana, però ci ho fatto l'abitudine e sono ormai, credo, 6-7 anni che faccio parte di questo ambiente, prima come navigatore e ora come pilota, e quindi diciamo ci ho fatto l'abitudine. Adesso siamo qui in questa cornice bellissima di Sirmione e insieme a tanti amici e tante auto meravigliose. E la gara è molto bella, preparata molto bene nei minimi dettagli. Ben organizzata, impegnativa quanto basta per cercare di mettere in difficoltà gli equipaggi, sterrati, prove, tubi storti. Paolo, una considerazione sulla prima tappa. È stata sicuramente per me inaspettata questa prima tappa, in quanto io questa gara non dovevo correre e ero andato solo al Museo Mille Miglia a salutare alcuni amici, ma 5 minuti prima del via a un pilota mancava il navigatore e quindi mi ha ingaggiato proprio 5 minuti prima della partenza. Ragazzi, io però vi ho visto sfrecciare in questo evento a velocità supersonica, ma siete sicuri che fate regolarità? Noi facciamo regolarità, non siamo sfrecciate, attenzione, andavamo, eravamo regolari e dovevamo rispettare i nostri linee, i nostri tempi, no? I nostri CO, ma magari, non so, qualche volta andremo in pista a sfrecciare con le nostre auto. Senti, bellissima auto alla guida, ce la racconti un attimo la storia? Dunque, la storia è un Abarzagato 750 doppia gobba, per cui motore una Fiat con motore Abarth carrozzata Zagato. Era stata costruita nel 57, negli anni 50, per le corse in salita, per cui molto leggera, in alluminio, e infatti rende tantissimo sulle salite. Forse avevo ragione. Hai ragione. Senti, come prima esperienza vedo che non va male, o c'è qualche significato diverso di questa bellissima coppa? No, questo è il trofeo UBI Banca che viene assegnato al primo equipaggio classificato. Una bellissima esperienza, grande fair play da parte di tutti, dei concorrenti, degli organizzatori, un'accoglienza magnifica
dei territori stupendi, quasi sempre baciati dal sole, quindi un'esperienza da ripetere, molto soddisfatta. Senti, abbiamo fatto una chiacchierata insieme alla partenza, immaginavi un'esperienza, come è andata invece dal punto di vista pratico? Impegnativa, serve attenzione, serve cura e serve tanta passione, c'è tutta. Digitech realizza strumenti professionali per la regolarità da sempre. Gli strumenti Digitech, per la loro precisione, completezza, affidabilità e semplicità, sono i compagni ideali per ogni equipaggio di regolarità. Bora S, Borino S e Ave S. La gestione del tuo scorrere del tempo, secondo Digitech. Andrea, una gara di casa, si potrebbe anche dire che forse poteva essere una vittoria annunciata, non si fa mai l'abitudine a vincere, è sempre un piacere, è sempre un'emozione. Sì, ma è sempre più difficile perché quest'anno il gap con i secondi classificati è stato davvero minimo. È stata una gara dura, fatta di quasi 100 prove, tra prove cronometrate a media. Ci siamo difesi fin dalla prima giornata, con ovviamente qualche piccola sbavatura durante il weekend, insomma sbavature che poi hanno tutti. Siamo stati quelli che hanno sbagliato di meno e siamo contenti di aver vinto sia la classifica a penalità che poi quella con il coefficiente. Andrea, tra le vostre prerogative, oltre al fatto di essere bravissimi e sempre vittoriosi, è anche il fatto che voi cambiate spesso autovettura, il che tra l'altro amplifica la vostra bravura. Dal punto di vista della navigazione, ci sono accorgimenti particolari? No, accorgimenti particolari no, però quello che abbiamo percepito in questi anni, io e Andrea, sono parecchi anni che corriamo assieme, è veramente quando cambiamo macchina riusciamo a trovare subito l'affinità con la macchina al momento, e quindi questo è molto importante. Poi io e lui ci capiamo al volo in macchina, quindi non c'è da discutere tanto, nel senso non parliamo molto, ma quando ci capiamo a gesti e quindi la macchina, soprattutto sempre ben preparata, perché anche le macchine che usiamo sono per fare questo tipo di gara, tranne che per la mille miglia, perché giustamente corriamo con macchine di sponsor, ma con le gare qua di casa corriamo con macchine di proprietà di Andrea, e quindi Roberto, lo zio Roberto come lo chiamo io, ce le fa sempre trovare pronte, quindi il resto dobbiamo farlo noi sul campo di gara. Paolo, come i nostri amici telespettatori potranno vedere, stremati dalla fatica, ma anche la Coppa Mazzotti 2018 va in archivio positivamente. Sì, anche se io non faccio che riportare il giudizio dei tanti partecipanti, tutti se non mentivano quando sono venuti a complimentarsi, parevano molto contenti, quindi ovviamente lo siamo anche noi. C'erano 41 equipaggi stranieri sui 168 iscritti, poi credo che ne siano partiti 5-6 di meno perché un incidente in autostrada, uno ha montato la macchina sul carrello e si è precipitata, qualche malattia eccetera. Direi che il nostro obiettivo, che era quello di accontentare sia i regolaristi con le tante prove, sia chi preferisce invece fare turismo, quindi con strade non molto conosciute, anzi spesso addirittura sconosciute ai più, negli angoli più caratteristici della nostra provincia. Quindi credo che ogni anno andiamo un po' in crescendo, quest'anno forse abbiamo toccato un po' l'apice per un club come il nostro che o sceglie di diventare professionale, quindi dobbiamo assumere dipendenti eccetera, o fatto solo con il contributo dei soci, sta diventando veramente molto molto impegnativo perché il volume di tutto il gioco è diventato sempre più grande. Gli orientamenti sono restare così, ma è molto difficile come qualche socio vorrebbe, fare qualche passo indietro e tornare a essere una gara di amici molto meno informale, oppure ritirarsi quando sei al top, e quindi la Deci potrebbe essere l'ultima edizione. Tra le peculiarità della Coppa Franco Mazzotti è l'arrivo con il termine delle prove speciali e il pranzo all'aeroporto militare di Chieri, un luogo molto particolare, assolutamente non accessibile a tutti. Tra l'altro oggi c'è una grossa sorpresa, noi abbiamo vicino a noi una macchina molto molto particolare, ci vuoi raccontare? Certo, è una sorpresa che abbiamo fatto ad Arturo Merzario, per gli amici Arturio, come forse si legge lì sulla fiancata. Questa è la Merzario F1 che Arturo costruì nei primi anni 70, mi pare. È un esemplare unico perché riuscì a costruirne solo una, ovviamente con mezzi molto ridotti. Pensate solo che i radiatori sono quelli della Golf GTD, l'ha detto lui prima, e sfortunatamente proprio per questa povertà di mezzi il motore Cosworth 8 cilindri non è l'ultima versione di quell'anno, quella più potente, insomma, per farla breve, lui, pur essendo un ottimo pilota, non riuscì a qualificarsi nemmeno per un gran premio con questa vettura, che resta però una testimonianza molto importante di quel periodo e soprattutto di quel grande pilota che è stato Arturo.
Grandi festeggiamenti per il compleanno della Jaguar XK. Tantissimi modelli, siamo a casa dell'amico Cristiano Luzzago. Ciao Cristiano. Ciao Ermanno. È con vero piacere che vi ospito anche questa volta a vedere la collezione delle mie Jaguar XK in occasione appunto di questo 70° anno anniversario della data di presentazione al Salone di Londra della Jaguar XK 120. Senti, io direi di dare comunque fuoco alle polveri e cominciare a raccontarci questo stupendo modello che vediamo qui a fianco a noi. Allora, modello e anno di costruzione. Qui si tratta di un XK 120 Roadster, denominata anche OTS, che stava per Open Two Seater, quindi una vettura estremamente sportiva con soltanto due posti, quindi pilota e accompagnatore, che è stata la vettura che praticamente ha iniziato la stirpe delle Jaguar XK. Questo è in particolare un modello del 52, un po' modificato perché è ispirato ai colori delle Courier Course, famosa scuderia scozzese che ha ottenuto grandissimi successi con le vetture Jaguar negli anni 50. L'XK 120 è un modello che è nato quasi per caso, perché nel 1948 Sir William Lyons doveva presentare al Salone di Londra una nuova berlina, ma questa berlina era in ritardo nella sua gestazione e quindi in tempi da record, con le maestranze interne della fabbrica, decise di proporre questa vettura sportiva, che fu in effetti un disegno a mano libera sua e una maquette costruita in scala 1:1 in legno, che fu esposta nel giardino di casa di Sir William Lyons per capirne le valenze estetiche, le ombreggiature, la linea aerodinamica e tant'altro. Quindi fu messa in cantiere in tempi velocissimi, fu costruita completamente in alluminio, infatti le prime 200 XK 120 furono eseguite totalmente con una struttura in legno di frassino rivestita in pannelli d'alluminio. Cristiano, la sigla XK 120 da cosa nasce? Nasce dall'intuito di William Lyons, il quale già nell'anteguerra, nel presentare il modello SS90, legò questa sigla alla velocità massima della vettura. In seguito all'SS90 fu introdotta la famosissima SS100 e nel dopoguerra, quando il marchio SS fu abbandonato per ovvi motivi, introducendo definitivamente il marchio Jaguar, introdusse il 120, perché 120 miglia orarie erano la velocità che questa vettura Lyons dichiarava poteva raggiungere. Quali modelli sono stati prodotti dell'XK 120? La 120, come abbiamo detto, è nata nella primissima serie, i primi circa 200 modelli, in alluminio con intelaiatura in frassino. Poi è stata prodotta la versione che presentiamo oggi completamente in acciaio, nella versione Roadster, e solo in seguito fu introdotta la versione coupé come continuazione e completamento della gamma, e per ultima nacque la versione cabriolet due posti. Cristiano, qual è il motivo che spinse la Jaguar a produrre l'XK 120, una macchina come l'XK 120? William Lyons era consapevole che il governo inglese dava dei fortissimi incentivi alle aziende che esportavano il 70% almeno della loro produzione. Quindi doveva proporre per il mercato americano una vettura che facesse scalpore a tutti gli effetti, che avesse una grande potenza, che avesse una linea assolutamente innovativa, anche se mutuata da canoni stilistici che alcuni dicevano derivassero dalla Bugatti Atalante o dalle Talbot, e che diventasse subito l'icona del jet set americano ed internazionale. Grande velocità, grande potenza. Qual è stata la genesi motoristica dell'XK 120? La genesi motoristica è molto importante ed è alla base di 40 anni di successi della Jaguar. Infatti questo motore, che fu creato per la XK 120, continuò ad equipaggiare tutte le produzioni Jaguar fino agli anni 80 nelle sue evoluzioni. È un motore che all'epoca, quando nacque con un 6 cilindri bialbero a cam in testa, era alla pari dei motori più potenti, e solo Ferrari e Alfa Romeo avevano qualcosa di analogo disponibile. Non a caso l'XK 120, nata come vettura roadster, imposta subito nel mercato del jet set
internazionale divenne immediatamente una vettura da competizione. Chiunque comprava un XK 120 stradale, come era di serie, poteva, togliendo semplicemente parabrezza, paraurti con un piccolo alleggerimento della macchina, competere nelle gare più importanti del mondo. Un'automobile della grande prestazione, una vera sportiva, una vera Jaguar con grandissime finiture. Sì, infatti l'obiettivo della Jaguar era quello di produrre vetture che si distinguessero non solo per le prestazioni, ma anche per le finiture e per il lusso degli equipaggiamenti. Nelle vetture Jaguar non mancava l'equipaggiamento in pelle Connolly e non mancava mai una strumentazione particolarmente completa che doveva dare al guidatore l'esatta condizione del funzionamento del motore e della vettura. Abbiamo quindi contagiri, contachilometri, amperometro, livello del carburante, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua. Il tutto è collocato al centro del cruscotto, molto ben visibile e soprattutto molto comodo, perché ricordiamoci che la Jaguar è una vettura inglese. Quindi, quando dovevano allestire le vetture con guida a destra piuttosto che guida a sinistra, era sufficiente modificare i due pannelli laterali del cruscotto e spostare la guida sull'altro lato. Che sensazioni si hanno alla guida di un XK 120? C'è solo un modo per poterle descrivere ed è entusiasmanti. Infatti, calarsi nell'abitacolo di questa vettura dalle proporzioni così ridotte, stringere questo volante con un diametro così ampio, avere questo piantone dello sterzo talmente vicino da sentirselo quasi addosso, significa entrare immediatamente in simbiosi con la vettura. Quando poi si accende il motore, il rombo ti fa venire i brividi. Cristiano, ci spieghi il significato di questa targhetta apposta? Ma questa targhetta fu inserita sui cruscotti delle Jaguar XK 120 di serie a dimostrazione che queste vetture, così come erano di produzione, erano esattamente identiche a quelle che superarono il record a Jabeke in Belgio di 141 miglia orarie.